Io ho fatto il liceo classico e effettivamente devo riconoscere ai miei professori dell'epoca che ho finto per apprezzare questo percorso di studi solo molti anni dopo averlo fatto. Questo pur essendo stato un ottimo studente. Era un ottimo studente che faceva il suo dovere, ma non era un ottimo studente innamorato di quello che faceva. Devo dire che oggi invece lo apprezzo. Uno dei concetti che mi è rimasto più in testa, essendo io un amante più del greco che del latino, è il concetto di hubris. Io ovviamente l'ho scritto in italiano, ubris, ma in realtà si scriverebbe in maniera diversa, una maniera che non mi ricordo più. Mi perdonino i miei professori. La ubris si traduceva in italiano con tracotanza, una sorta di arroganza che ti portava a reputarti superiore anche agli dèi. Questo era il concetto legato ad alcuni personaggi quali Odisseo, Achille, Teseo e via dicendo. A loro modo, tutti nella loro vita di eroi, di superfighi, hanno peccato di hubris. Noi utenti finali, noi installatori di sistemi di sicurezza, noi distributori, noi appartenenti alla filiera della sicurezza, da cima a fondo, siamo soliti a peccare di hubris. Mai! Come nel settore sicurezza ho visto la hubris venire fuori da ogni persona. L'installatore è sempre il più figo, quello che installo io non installa nessuno. I collegamenti come li faccio io non li fa nessuno. Ah, cosa hai fatto? Prova a mettere una foto di un tuo lavoro su Facebook e vedrai frotte di professori che magari installano tre centrali all'anno che però puoi proclare il filetto lì, la resistenza. E questo per dirne uno. Il cliente finale, che magari ha avuto un'esperienza con un altro installatore 20 anni fa, che gli ha installato quella marca lì, no, ma io voglio solo quella marca lì perché è 20 anni che non mi ha mai dato un problema. Poi magari passi davanti ai sensori e non ti vedono, però non è mai successo niente, quindi l'impianto funziona benissimo. E quello è un peccato di hubris. I produttori che vengono da te, i rappresentanti, aprono la loro valigetta e fanno, no, ma io questo come ce l'ho io, ma questo cosa sta, questa roba qua, guarda questo qua. Questo è un peccato di hubris. Non esiste niente e nessuno che è universalmente meglio degli altri, se non il professionista che tutti i giorni si mette in discussione e dice io vorrei diventare migliore degli altri e faccio tutti gli sforzi per diventarlo. Questo è l'unico esemplare di professionista vincente, che sia produttore, che sia distributore, che sia installatore, che sia cliente finale. Voler sapere, voler conoscere, voler capire è l'unico parametro che permetterebbe a una persona di dire sì, io sono migliore degli altri. Normalmente, però, chi vuol capire questa convinzione non ce l'ha. Mi raccomando, quindi, umiltà, volare bassi e aver sempre voglia di capire ed imparare. Ci riguarda tutti. Ciao.